changes every which way. Io mi chiamo Shapur, vengo dall'Afghanistan. Io di artigianato mi piace sempre un lavoro, qualsiasi cosa, ferro, osso, legno, scadenti e pallini. Ho cominciato dopo dal 2003, un periodo che non avevo niente di lavoro. Ho cominciato con l'osso, solo osso. Poi piano piano mi è piaciuto che devi sempre lavorare. Arriva un momento, tante idee che dobbiamo fare questo, alcune cose nuove, o dobbiamo costruire qualcosa che da robe che buttata. Quando visto che davvero, non che solo pensando io, e la gente che sono più di me stanno cercando per portare a noi, per farlo, noi solo abbiamo pensato che dobbiamo fare, ma ci sono la gente che portano che dobbiamo fare. Abbiamo trovato che ci sono i posti che porta a noi a dare una mano per quelle che nostre idee che abbiamo. Per momenti che sono, lavoro come un cuoco in ristorante. Come che tempo ho libero, tanto a me tempo libero non mi piace, voglio divertire con qualcosa di movimento, il lavoro, qualcosa di... Io questo laboratorio che sto facendo, un modo che anche io imparo, anche qualcuno impara da me, io imparo da loro. Un modo che risolva problemi di qualcuno. Quando comincio il laboratorio, come mio nome, cognome Safari, metto Art Safari, perché c'è significato viaggiatore, cacciatore di questo. Queste di qua ci sono materiali, ci sono pellini, legno, colla, silicone liquido, corta, ceramica, ci sono ferro, rotola della carta, cotone. Ancora questo che io sto facendo molto, periodi che sto cominciando per fare le più belle che da quelle che dobbiamo fare. Perché non da solo una persona, per quelle quando venuto qua, quando del vostro progetto, l'ho capito che io devo fare con questi, che quando tante idee insieme, poi lo capisci che questo che arriva così è più bello. E questo per quello che è un laboratorio, che più o meno 3-4 persone che decide, questo arriva più qualcosa grazioso e con valore. Quando ho viaggiato in Turchia, queste lampadarie avevo un'idea che deve fare, però quando l'ho visto che tutti i locali, è più un locale che vi dico che forse 500 metri quadrati, grandissimo. Vi dico che 4 persone solo faceva cartone. Che fai di questi tutti ordini d'Europa? Ci va Europa? Poi mi arriva di vedere perché lo faremo noi, che costa. Poi un po' di materiale pure comprato di là, l'ho portato come questi di là, l'ho portato questi. Per esempio con una sarto che io sedo, dobbiamo fare un modo che materiale con qualcosa dobbiamo fare, costruire un modo diverso, qualcosa che per esempio una sarto artigiana di legno o di osso o di altri, o un artista. Poi quando diventano insieme una idea, puoi costruire una cosa comune che piacciono e pure più valore.